Nuovi itinerari ciclopedonali ed un'app per scoprirli nel progetto di riqualificazione della Valle del Tevere. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il centro di sosta Tevere Point, spazio gestito da Under 35, volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio nell'ambito del programma Itinerario Giovani, Spazi e Ostelli. Per seguire al meglio tutte le attività gestite e organizzate dal centro di sosta, tra corsi di Dragon Boat, allenamenti e corsi di tiro con l'arco, noleggio di biciclette con pedalata assistita, kayak e canoe e molto altro, si potrà utilizzare Tevere Explora Giovani, la piattaforma di informazione e prenotazione del Tevere Point. Un'app mobile inoltre sarà a disposizione per gli itinerari in bici, a piedi, in barca e in battello. Tutto questo è reso possibile dal lavoro di mappatura fotografica e GIS dei percorsi navigabili del fiume Tevere e dei sentieri ciclopedonali interni alla riserva e al torrente Farfa. Questo edificio inizialmente era circa negli anni 80, era l'officina della vecchia cava, qui inizialmente c'era una cava di Nerti. La regione diversi anni fa ha riqualificato quest'area con la lungimiranza che questo posto potesse essere motivo di un volano per quanto riguarda il turismo e le attività sportive fluviali. Tevere Explora ha dato il via all'inaugurazione di questo nuovo spazio Tevere Point, grazie al Fondo delle Politiche Giovanili e della Regione Lazio, all'interno del contenitore Generazioni Giovani. E da oggi sarà possibile qui fruire di un'area dedicata al flusso di turismo giovanile attraverso attività sportive, ricreative e culturali che fino a ieri erano impensabili. Il progetto nasce sul Tevere, sul fiume Tevere, cioè dall'incontro di persone che vivevano l'area in autonomia. Attraverso questo incontro e la condivisione delle necessità, siamo arrivati insieme a Fabrizio Montiroli in un primo momento e me nella scrittura delle necessità, nei bisogni di quello che poteva essere lo sviluppo di un progetto condiviso con le associazioni locali e gli enti, per poi espandersi e arrivare a giovani professionisti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, diverse figure professionali Under 35, tra cui Emanuele Gironi, archeologo ricercatore, Ilaria Tabarani, architetto paesaggista, e Deborah Grillo, marketing strategist. Insieme abbiamo deciso di cercare in qualche modo di valorizzare una zona a cui eravamo tutti e quattro estremamente affezionati in qualche modo e volevamo cercare di far vedere un Tevere diverso attraverso gli occhi di un giovane, di un gruppo di giovani che vedevano in realtà in questo territorio non soltanto un territorio in qualche modo da rivalutare e da comunicare, ma soprattutto una grandissima potenzialità e la possibilità di, diciamo così, di far conoscere questo territorio a tutti coloro che vengono da Roma e che hanno un'idea del Tevere in realtà completamente diversa. Questa è una tecnologia assolutamente a servizio della natura, perché serve fondamentalmente per catturare sentieri, catturare piste ciclabili, tutto quello che poi porta l'utente a fare turismo active, quindi green in mezzo alla natura. Da qua abbiamo fatto nella prima tranche più di 50 km, che sono i sentieri che girano attorno a questo tratto di Tevere, e abbiamo fatto 13 km invece di fiume, che abbiamo mappato proprio con la barca. Quindi è possibile rivedere l'esperienza che abbiamo fatto anche prima con il battellino, anche direttamente su Google Maps.